Guarda un po' la torre gemella. Via Montello. Allora, mi fa gnignetta le gambe. Mi sgrulla le gambe, oh. Tanto che puzza di fogna qua, oh. C'è una fogna qui che ho ripreso oggi con mio figlio. Sono appena ritornato a casa, dopo che ho portato a casa mio figlio, a casa sua. Ho fatto 180 km, ancora una volta, tutti i fine settimana li fo. 180 km però, aspetta, ieri e anche oggi, quindi quanto fa? 180 più 180 quanto fa? Fa un po' i conti, 9, 18, 27, 36, 360 km ogni fine settimana. Pensa, 360 km ogni fine settimana, più 300 km a settimana per andare a due che abito, quindi quanto fa al mese? Quanto fa? Allora, 9, 18, 27, 36, 360 km, 4 volte, sommati 4 volte, più 300 km, 3, 6, 9, 12, più 1200 km al mese. Allora, 360 km, 3, 6, 9, 12, 12 più 60, 6, 12, 18, 24, 12, 1200 km più 240, 1200, 1300, 1400, 1080, 1480, più 300, 1480, più 300 km ogni settimana, 480, 490, allora più 300 km a settimana per 4 settimane, quanto fa? 1200 km, 1200, allora 1480 più 1100 km, quanto fa? 1480 più 1100 km, 1480, 2005 e passa al mese, capito? Prima li facevo di più perché andavo su anche infrasettimanalmente, adesso ho tutti i fine settimana. Prima arrivavo quasi a 4000 km al mese, adesso un po' meno, però il gasolio è tanto, capito? È tanto un bel po'. Cosa vogliono quelli? Oh? Mi stanno a guardare, vedi? Mi hanno indocchiato. Adesso o viene nessuno per piamme in giro, oppure mi stanno a guardare, mi fanno le foto, oppure mi mandano in quel paese, oppure bestemmine. Vedi quante alternative c'è. Senti? Mi stanno a discorre, senti? Stanno a discorre. Chi se ne frega? Adesso sta scuffietta qui da checca, da suor checca, vado su tutto. Io posso andare pure cucì, sa? Io ci vedo sa cucì. Io ci vedo. Tra mezzo a ste fessure. Però mi metto cucì in modo che ci vedo meglio. Adesso devo fare una passeggiata perché le gambe mie si sono cronichite. Si sono cronichite e mi fanno gnignetta. A forza di stare davanti al computer mi sto accecando. Sempre davanti al computer lì a scrivere, a rispondere ai commenti. E una miseria, non ne posso più. Oh, anzi che non mi hanno detto niente sa gente. Oh, chi ci ho sotterrato a Ugo Mammella, oh? Chi, in te su greppo? O ci ho sotterrato a Ugo Mammella e un altro gatto? Cos'è sta roba, oh? Cos'è sta roba? È pittura roscia che stava sotto l'asfalto vecchio. Adesso una passeggiata, poi dopo vado a casa. Dopo vado a casa subito perché c'ho da fare un bel po' al computer e poi devo andare a dormire perché sennò domani mi devo svegliare alle 6 di mattina perché devo andare a fare un lavoro per un amico mio e gli devo sistemare una faccenda e ci devo faticare. Allora fammi andare su, va. Faccio una passeggiata, guarda un po' i pali nuovi perché è cascato un palo proprio in quel giorno laggiù in via Montello, in via Oberdan, questa via qui, è cascato un palo proprio mentre babbo dopo 2 secondi era andato su casa, è cascato proprio lì dove ha camminato mio padre, un miracolo ci ha avuto che non gli è cascato addosso il palo. Poi un palo è alto 10 metri, anzi cosa dirò, 20 metri, 20 metri di palo. Allora se scale chi è scure perché c'è la pavimentazione, è fatta di plastica, di gomma,
È una gomma anni 80, messa ai primi anni 80 questa gomma qui. Queste scale poi erano tutte belle, nuove, guarda lì, tutto rugginito al massimo, tutto paccato. Rugginito no, la plastica sbrigata. E il ferro rugginito all'interno, perché tanto si è tolto il tappo, si è rugginito tutto. Dopo l'acqua filtra, guarda qui, tutto rotto. Sta andando tutto in sfasciume su mondo, tutte le creazioni dell'uomo. Tutto allo sfascio, perché non c'è manutenzione. Sempre quelle, dico, alla fine, oh. Sempre quelle. Guarda un po', sta strada se sta a sbregare, oh. Se sta a sbregare, il terremoto, tanto... Io ho fatto caso la casa dove che abita mio figlio, adè, gli ultimi terremoti, l'ha lesionata un altro po', e c'è le crepe, ancora altre crepe. Ho visto, in primo piano, lui sta al terzo. È un po' un problema, è un problema. Sono molto soprappensiero io di sta faccenda qui. C'ho un po' paura che succeda un altro terremoto, che tanto è previsti, molto più forti, molto più intensi. Se casca giù tutto, dopo casca giù pure lui, Io mi auguro di no. Quindi sono molto preoccupato. E purtroppo è così. Purtroppo la realtà dei fatti è che ci si è incrementati i terremoti. Perché? Perché ormai siamo alla fine. Siamo all'ammazza caffè. Il pianeta sta all'ammazza caffè. Quando te un pranzo, te mangi la frutta e finisci il primo, il secondo, l'antipasto, il primo, il secondo, contorno, controcontorno, bevi il vino, fai quello che ti pare. Dopo alla fine c'è la frutta, la controfrutta. E poi cosa c'è? C'è il caffè, l'ammazza caffè, e dopo il digestivo, siamo quasi al digestivo. Dopo è finito tutto, Dopo è finito tutto, quindi c'è i terremoti, c'è le guerre, c'è tutto di tutto. C'è stati sempre i terremoti, c'è stati sempre le guerre, però adesso è sempre in aumento. È in aumento esponenziale, come si dice la parola precisa. Quindi vediamo che è la fine di tutto proprio. Valori morali, valori spirituali, non c'è più niente. Non c'è più niente, guarda i morti, oh, guarda i zombie. Allora qui, Antonio, Crialè è morto. Crialè, guarda. Oh, porca miseria. E lo chiamavano Crialè. E nammi se quanto era invecchiato. Ieri sera è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari all'età di 84 anni. Antonio, ne danno il triste annuncio la moglie Rosaria, i nipoti, i pronipoti, i parenti tutti. I funerali avranno luogo partendo dalla casa del commiato Alba Nova di via Bramante primo domani 4 gennaio alle ore 14:30. 4 gennaio è defunto. Crialè. Porca miseria, Crialè. Guarda lì, oh. Cuccia, una modifica questo. Guarda che macchinetta, oh. Crialè è defunto, l'eterno riposo dona a Crialè, Signore, risplende a lui la luce perpetua, riposi in pace, ame. Eppure sa donna, chi? Anna Maria pure è defunta. Questa chi pure la conoscevo? Margherita. Questo pure è defunto, Ivo. Porca miseria, ad un anno fa è morto questo. E nammi se quanti, chi? Questi è Arduina, chi è? Aspetta, Costanza, pure Costanza. Questa qua è Bruna. La conoscevo tutta questa gente. Questo pure Mario, guarda un po'. Questo Giordano. E na miseria, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo, guarda. Vedi, ma mi hanno salutato. Ma chi le conosce? Sa quella BMW bianca, tutti i loro signori. Chi le conosce questa gente? Però fa sempre bene e piacere un saluto. Tutti quei defunti, l'eterno riposo dona a loro, Signore, risplende a lui la luce perpetua. A loro riposino in pace, ame. Inna miseria. Oh, presto saremo anche noi nei manifesti, pure te sarai nel manifesto attaccato su, attaccata su. Ti rendi conto che presto saremo nei manifesti? Pensa un po'. Io mi auguro che viene gli angeli di Dio a purificare il pianeta e così mi pia vivo, senza che crepo. Andiamo oltre, va. Andiamo oltre tutto. Adè, vediamo allo stage lì chi c'è buccati. Oppure è chiuso, aperto. Oggi è domenica, guarda, oh, hanno fatto il giro, il tre porte. Perché non si fermano caleneggio e si fanno i solidali e così le riprendo?
questi non si fermene, non si fermene nisciù. Però tanto non me ne vada di scorre, meglio, cosa mi frega. Guarda un po' che buco per le pantegane, lì scappano fuori le pantegane da lì, grosse quanti vitelli. Dopo quando passene lì si stringene talmente tanto che diventene stretti, diventene rettangoli, dopo si allargene come i vitelli. Guarda un po' chi hanno buttato un mastello di roba, vedi? Qua c'è la cucina della trattoria, il mattarello si chiama la trattoria. Hanno pulito la cucina e hanno buttato un mastello d'acqua ante la strada, vedi? Profuma di pulizia. Adesso vado su chi vado? Vado su un tessescale, va. Là non me ne vado a passarci, ci passo sempre, basta. Adesso vado su chi? Vediamo un po'. Cioè, se accende la luce, se piccia qualcosa chi di su. Faccio un giro al contrario oggi a Castelfidardo. Faccio un giro, vado su Porta Marina passando su Tagliacchi. Vedi un tessescale? Tanto è tardi, vedi, guarda un po' come fuma col caminetto lì. Perché dentro le case è caldo, di fuori è freddo. Io non sento freddo perché mi scaldo a camminare, so tutto coperto, non sento freddo. Sul paese in due che sta a Mifio fa 2,5 gradi e sotto zero. Invece chi fa mezzo grado? Fa mezzo grado, però non sento tutto su freddo. Te l'ho detto perché mi sto a scaldare, sto a camminare. Qui non c'è le scale che vanno da sopra, c'è là. Le scale stanno là. Qua c'è Simo ancora taglia capelli, vedi? Fa tutto su appuntamento. Vedi i capelli? Questo è bravo, è un ragazzo bravo che lo conosco bene. Allora, guarda lì con la pianta arrampicante, onda da su, pare le crepe della casa. Invece con la casa non te la butta giù manco il diavolo, perché vedi com'è? C'è proprio un laterale, larga e antica. Quella ci avrà 100 anni di casa. Cos'è, oh? Guarda un po'. Con rotondo scappa fuori all'acqua. Chi è, oh? Chi c'è? Chi c'è? C'è qualche duca sopra? Figlio, fammi buccare qua. Con le ragazzette non me ne vado a discorrere, dicene quello un matto, chi se ne frega. Però non me ne vado a discorrere stasera. Guarda un po'. Adesso io vado da sopra qui, passo qui. Sai cosa mi piacerebbe fa? Andare su con la salita lì. Andare su con la salita lì, andare all'acquedotto. Su per l'acquedotto. Però prima ti porto a far vedere il panorama che si vede da qua su. Le va quelle ragazzette, vedi? Chi è cusù? Chi è cusù? C'ha un sacchetto tutta la testa di mondezza. Ah, c'ha una felpa, c'ha. Pare un sacchetto di mondezza, guarda, si vede l'ureto, guarda, da chi. Non è nitido il panorama, perché oggi c'è stata, in questa giornata è stata piena di aerosol chimico nell'aria, quindi è tutto impannato. Anzi, come si vede? Guarda un po', qua su sopra è alto, eh. Vedi i tetti, controtetti. Quella è la via dei dollari, là. Vedi i tetti. Mi sgrulla le ma perché ho le gambe e mi fa gnignetta, allora riprendo male. Guarda un po', un pacchetto di sigarette, adesso lo tiro. Guarda un po', visto? Tanto tutti i pacchetti per terra, sarà uno in più. Tanto chi è che fuma butta per terra i pacchetti, non c'è niente da fare. Adesso, invece quello lì l'ha messo sopra un davanzale, l'ho buttato io per terra che non fumo. Allora, però se fuma io fumo passivo, se fuma uguale. Allora, fammi vedere, va, vedi? Il palazzo Soprani, Paolo Soprani. Questo è il palazzo di Paolo Soprani dal dietro. Date dietro, vedi? Va un po' le stanze enormi. Paolo Soprani e Settimio Soprani, c'è sta reggia. Questa è una reggia, guarda le porte. E Nammise, la fabbrica là dietro. Una fabbrica enorme, un palazzo enorme. Per campacce, stanze contro stanze, ci avrà avuto pure le grotte sotterranee, sotto sul palazzo ci saranno le grotte pure, la voglia. Dai, bacio che arrivi primo. Allora, adesso vado sotto a sì, i negozi, chi? Vado sotto a chi? Passando per la pizzeria, chi? La pizzeria Cuori di Pizza, c'è scritto. Ci viene ne tutti, chi in testa pizza? A Piazza Pizza, più che altro i ragazzetti. Arao Paolo Soprani, vedi? Il palazzo lateralmente. Qua si sente un profumo buono. Che ci sarà? Oh?
Cucce, cucce, fammi un po' vedere chi. C'è un'agenzia immobiliare Osimana. Allora, quanto costa sta roba? Quanto costa? 145 metri quadri, non c'è scritto il prezzo. Non c'è scritto appartamento semi nuovo, 3 camere. Ah, è lui il prezzo, 170.000 euro. Metri quadri 92. Poi 115 metri quadri, 170.000 euro. Metri quadri 140, 135.000 euro. Metri quadri 60, 58.000 euro. Osimo zona borgo. Poi Osimo versante. E De Osimo. C'è pure a Castelfidardo. Osimo, Porto Recanati, terreno agricolo. Oh, terreno agricolo 50 metri quadri. Non c'è scritto. MQ 50.000 euro. Terreno agricolo, Osimo zona passatempo, vendiamo terreno agricolo di metri quadri 8.800 metri quadri con 250 piante di olivi, dotato di acqua e luce, oh, completamente recintato con cancello automatico, richiesta 50.000 euro. Quanto mi piacerebbe a me, dotato di acqua e luce, ti rendi conto? Un terreno di 50.000 euro. Io manco 1.000 euro, c'ho, te la poste pay de babbo, cioè 20 euro, come fa a comprarlo? Se gli basta 20 euro lo compro io. Oh, chi puzza dei camì che impesta, strozza chi? Chissà chi brucia il camì. Allora, qua cosa c'è tutta sta roba lì? Quanti gingilli inutili. Qua cosa c'è? Siamo su Facebook, guarda il motore. Driving Performance, guida sicura. Cantiani, vedi? Autoscuola dal 1945, guarda che roba, oh. Porca miseria, è antica, eh? Guarda che fisarmoniche, queste non mi piace. Questa a me non mi piace, dopo ognuno ha i suoi gusti. Questa qua è un po' meglio, e questi è meglio, eh. Guarda lì, che fisarmoniche. Pochi cuccia, dame liquidazione totale, fino al 18 febbraio rinnovo locale. Grande riapertura, nuova collezione. Chi è sta gente? Chi è? Grande riapertura. Fammi una sua, cos'è una cagata? Una cagata di un cavo, guarda un po' che coppa. Uno c'è chiappa, manco si accorge. Qui c'è l'erboristeria. Qui c'è invece la tabaccheria. Tabaccheria. Vedi? Sotto le logge. Questo qui invece è Peter Pan. Abbigliamento, saldi. I saldi. Guarda questi bambini, oh. Guarda un po'. Quella bambina lì. Ciao bambino! Ciao bambina! Te costa troppo si vestiti? No, c'è lo sconto, conviene. Vabbè, ciao. Ciao. Guarda un po' le cucce di ca. Che cucce? Esposizione temporanea, le cucce di ca. Chi invece? Foto e sedi. Oh, foto e sedi, quant'è? Ormai è 70 anni che lavorano, questi. Qui invece l'agenzia Borselli Staffolani. Quanto costa sta roba lì? Osimo zona periferica e tranquilla, ora che villa, un prezzo 570.000 euro trattabili. Poi Recanati, contrada San Francesco, 250.000 euro, una casa di campagna, una disposizione panoramica con vista Conero, casa colonica ristrutturata con portico, soggiorno, bagno, antibagno e due locali di sgombero. Soggiorno, cucina, bagno con antibagno, due camere e terrazzo. Corte esclusiva di metri quadri 2.500. 250.000 euro, vedi? Na miseria, quanti quadri. Agugliano, zona centrale. Osimo, Castelfidardo, Santa Maria Nova, Castelfidardo, zona Fornaci. C'è, na miseria. Quante vendite, quante gente che vende la casa non riesce a venderla perché costa troppo. Ora, oh, sti manichini qui senza espressione, senza volto, è brutti tanto, eh. Però deve andare moda. Va di moda ormai. Questo cos'è? I fantasmi. Guarda, oh. Guarda quanto costava prima, oh. 98 euro, oh, col vestiti fino, niente. Invece te 49 euro. Porca miseria, che sconto. Guarda lì, oh, con la magliettina fina, costava 39 euro. Da te 19, miseria. Con le mutande lì, 22 euro, da 11, oh. Pensa chi è che ha comprato la roba prima, che fregatura che si è presi. Guarda che bello col pigiama, oh. Bello col pigiama, eh? 72 euro costava, adè 36, porca miseria quanto costava. Quello non mi piace col vestito lì, però il pigiama è bello.
Qua invece cosa c'è? Questo è un negozio dei trucchi, i profumi, i trucchi. Questo qui invece è tutta roba bella, guarda lì, ho sempre la roba bella, sta signora qui che vende. Saldi, saldi, tutti saldi. Fammi vedere, 40 euro, ade 32. E il cappello lì? Il cappello, gli stivali. Guarda che tacchi là, oh. Guarda che orecchini. E le scarpe lì. E nammi, sai quanti saldi. Saldi, saldi, soldi. Serve i soldi, no i saldi. Fammi un vedere qua. Guarda che vestito blu, oh. La borsa blu, guarda che trucchi, e nammi, sai che vestitino bello. Questo è un vestitino bello, sì. A posto, vado su. Oh, dappertutto c'è scritto Ultras Castelfidardo, guarda. Gli Ultras è i vandali. È i vandali, i delinquenti, che rovinano tutto, spaccano tutto. Guarda, chi pizza più? C'è un sacco di pizzerie a Castelfidardo. Senti che pace, domani è lunedì e andate tutti a dormire. La videocamera è nel palo, guarda un po' te col palo nuovo. C'è, cosa c'è? Due videocamere, oh. Oh, due videocamere per vedere la strada, guarda un po', non le ho viste mai, Non le ho viste mai, adesso le zoom, guarda. Nisciù si è accorti, Guarda un po', tutte le camere. Per vedere le stronzate della gente che viene su veloci, guarda un po' i morti. Criale, criale. Guarda che roba, oh! Paria! Era diventato come quando hanno ammazzato, sbudellato a Mussolini. Guarda lì che roba, puretto. Criale, l'eterno riposo. Quanti volevo bere a Criale quando ero piccolo io. Sono andato all'isola d'Elba insieme, con mia madre. Guarda, Ivo, questo me lo riconoscevo. Mi ricordo, Fermina, Margherita, Gino, Iris, no, no. Iris, fammi vedere. Sì, oh, mi ricordo te! Sì, come no, mi ricordo pure di quella donna. Questa qui è Annina, Giuseppe, Maria, Mario, Mario, guarda un po', Mario Naspi era il marito di Anna, quella che recitava sempre il rosario. Bruna, mi ricordo, e nammi se quanti zombie, quanti morti, oh. Ora, Aurelio, mi ricordo, Nicola. Questo qua pure me lo ricordo. Questo pure è una miseria. E tutti deceduti. Porca miseria come passa il tempo. Ora questa qui pure Giuseppina, Giovina, per Pier Giorgio e Franca, Ida. Ida pure me la ricordo. E non è possibile. Velledume me pure mi ricordo. Quanti andati nell'altra dimensione, oh. Presto toccherà pure a noi altri, pure a te te toccherà. Dei manifesti te tacca nessuno dopo, guarda che cosa ne hai fatto, guarda, guarda un po' che macello, ma tranquilli, cosa c'è? Se volete eliminare ma tranquilli, Castelfidardo Ultras non conosce resa, non conosce resa, ma vanno a fare delinquenti dappertutto, a scrivere dappertutto in tei muri, dopo a scrivere in tei muri non è rispetto per le cose, per tutto quello che ci circonda, non c'è rispetto. Se non c'è rispetto, tranquilli non ci stiamo sicuro. Perché chi è che è tranquillo se non c'è rispetto per i beni culturali? Per le strutture, per tutto quello che c'è ospita. Duomo vuole bene, i beni architettonici. Adesso vado su un telamura di Porta Marina. Bocco dentro. Che negozio è? Souvenir, bottega del regalo. Io non lo so come farà a vendere sa gente, quante ce n'è di roba, quanta roba ci sarà. Chi, cosa c'è? Guarda lì quanta roba, quanti ciaffi, 150 euro con l'orologio lì, tutti con i cingilli e nammi, se quanto costa sta roba, quanto costa sta roba, come farà a fare gli affari questi? Come farà? Guarda un po', comune di Castelfidardo, polizia municipale, area protetta da sistemi di videosorveglianza, è un cartello vecchio un bel po', tutto sbiavito, ancora si legge, Giada chi? Saldi 30-50%, chi l'ha visto mai su negozio qui? Chi l'ha visto mai su negozio? Guarda le bella sta manichina, oppure questa pure è uno spettacolo se manichine, guarda le bella, e na miseria le belle se manichine, sì, guarda un po', la cabina telefonica, chi c'è telefona più lì con la cabina? Qui c'è Anita, che ormai fatica da 90 anni, è 90 anni che c'ha quel negozio lì, del bar.
fatica rotta di collo, Anita, oh. Lì c'è altri negozi, eh? C'è altri negozi, lì un'agenzia de case. Fa un po' vedere. Fammi vedere. Oh, oggi è stato 20 gradi, adesso è 0 gradi, ma mi sa che se sta a alzare la temperatura, mi pare che è troppo caldo. MT Express Servizi e Logistica. Cos'è? Rapidità e risparmio. Pagamento bollettini, garantito, raccomandata. Siti Poste. Ah, sei mesi qua su, Siti Poste. Guarda un po', vendesi. Grazioso bilocale. Non c'è, 80.000 euro. Dopo questo qua, nuovo appartamento. Disponiamo di appartamento di nuova costruzione in classe di 105 metri quadri, portificato 20, giardino 60 metri quadri, taverna con bagno, garage 30 metri quadri e posto auto. Privato attualmente il grezzo. Possibilità scelta del capitolato. Piano terra rialzato con ingresso indipendente con porticato sul davanti, piccolo giardino, 325.000 euro. Porca miseria, quanti quadri. Poi qua, in Ancona. Ancora piazza, 350.000 euro. Oh. 100 metri quadri d'appartamento all'ultimo piano, 350.000 euro. Porca miseria, quanto costa sta roba. Casa singola a Fornaci. Disponiamo di graziosa casa singola a 80 metri quadri, composta da soggiorno con camino, cucina adibitabile, due camere, un bagno, corte esterna e garage. Zona tranquilla riservata, 165.000 euro. Poi questa qua. Cos'è? Un materazzo degli anni 80. Da ristrutturare, Castelfidardo, zona Sant'Agostino. Disponiamo di appartamento cielo terra affiancato su due lati di 60 metri quadri con ampio giardino. Da ristrutturare completamente, ottima occasione. 40.000 euro. Ottima occasione perché 40.000 euro. Però dopo va a vedere se c'è il posto auto. Cosa sai? Non mi ricordo manco se ho letto se c'è il garage, però pazienza, sono stracco morto, adesso vado a casa. Ho fatto un macello di chilometri, un mare di chilometri, tra venerdì, sabato e domenica, non si sa, avrò fatto 500 e passa chilometri. Guarda un po' se fisarmoniche, guarda se fisarmoniche, oh. Quella là, l'armonica lì, questo pure è bello, è buon pezzo, belle se fisarmoniche lì. Qui è un'altra agenzia, sempre quello lì di prima. Guarda, Brandoni. Chi? Questa era una boutique di una che è deceduta, che veniva sempre qui con mamma a comprare la roba. Quella volta però una boutique anni 80 costava quanto un negozietto che non vale niente adesso, capito? Le boutique di oggi invece ti costano una barca di soldi, con te credi. Qua c'è invece la libreria, il corso di Castelfidardo, dopo chi c'è Cosoli, Marco Nisi, il fotografo, il Palazzo San Noner, vedi? Vado giù, sa le gambe che mi fa gnignetta, vedi? Non cammino più bene. Qua c'è zio Easy Gold, sa mio cugino che mi ha voluto tagliare i capelli ieri, ma non l'ho fatta perché c'era un po' di gente e non l'ho fatta a tagliarmeli. E c'ho il parrucchino. Tant'è che puzza di zeppole fritte, di carnevale. A me le zeppole non mi è mai piaciute, però ognuno c'ha i suoi gusti. Tant'è che puzza di camino, che puzza pure di merda. Che pesta. Chi in un altro negozio delle scarpe. Questo è quant'è? 90 anni che fatica questi. Questi 90 anni. No, mi sa le fatiche questa gente. Le fatiche. Guarda chi le sigarette di tutti i tipi, di tutti i modelli. C'è tutto chi guarda. Porca miseria. Quanto spenderanno questa gente chi al mese spende. Minimo spende 200 euro al mese. Per questi pacchetti. Dopo ognuno c'ha i suoi vizi. Io ho il vizio da muccicarmi le unghie, tu devi fare, guarda un po' che castello qui, questa è una rocca, questo è un castello di Castelfidardo, guarda, vediamo un po' quanti centesimi c'è qui in mezzo, guarda lì che macello, tutto zozzo, un casino, questa puttana, anche se nuova, niente che puzza di camino, le puzza di camino, adesso vado a trovare Paolo Soprà, sempre a lui vado a trovare. Vito Pardo se sarà offeso. Guarda un po' la chiesa della collegiata. Guarda Paolo Soprani. Paolo, un'altra volta ti viene a trovare. Ciao Matteo, mi sei venuto a trovare oggi, ti ricordi? Certo che mi ricordo, ero con mio figlio. Com'è stato, figlio? È andato bene il viaggio? Sì, è andato bene, perché non ti ha avvertito i cuoricini? No, lassù non c'è i cuoricini, lassù è troppo freddo, i cuoricini è deceduti. Ah, apposta non ti hanno avvertito, è lassù infatti fa 2,5 gradi sotto zero. Mi immaginavo, lassù è la montagna, è vicino il Cosoli, in Orcia, e fa molto freddo, i cuoricini e decessi. Ah, è vero, tanto è così.
Perché guardi sempre di là, ma te guarda a me che mi manchi. Io oggi sono stato contento che sei venuto, però vitupardo incazzato nero perché non lo vai mai a trovare. Adè, va a casa, dai, che quello fra poco apre la porta e rompe le palle. Vabbè, chi è che apre la porta? Quello là, c'è la luce. Sì, quello rompe i coglioni, va via, dai, sennò te dà da di. Vabbè, ciao, però non di le parolacce, perché non si può dire che mi guarda i bambini, non si può dire le parolacce, poi non si può dire comunque, le parolacce è meglio evitarle. C'hai ragione, Matteo, c'hai ragione, dai, scusa, io sto in mezzo alla gente, dice tutte parolacce, e dopo chi fa lo zoppo impara a zoppicare, io non c'ho manco le gambe, quindi non zoppico. Vabbè, ciao, te saluto, pa. Ciao, Matteo, ciao. Ciao. A posto. C'ha ragione, non c'ha manco le gambe, come fa a zuppica? Oh, sta macchina c'ha un bello stile sta macchina qui. Cos'è? Una lancia bella. Para un terremoto. È l'ora della solidarietà, guarda, i pensionati scendono in campo, dai il tuo contributo. Invece da darlo i deputati parlamentari che pino un pozzo dei soldi hanno preso un sacco dei quadri dei contribuenti, perché non paghi nell'ora? Guarda, un altro pacchetto. Cos'è qui? Uno che ha preso un infarto di quanto ha fumato a rotta di collo, vedi? Guarda la chiesa. Queste le scale che andavo giù dopo che ho fatto la scuola, che sono andato a scuola, se venivo su qui per andare a vedere i giocattoli da Tomasì e poi andavo giù lì da quelle scale, sa la cartella. Mi ricordo gli anni 90, mamma ha ragione, babbo ha ragione, e se stava meglio, gli anni 90 se stava molto meglio. Adesso tutti invecchiati, incazzati, e tutti problemi gravi, sempre problemi dei soldi, le famiglie distrutte, e il governo ci ammazza, tutte tasse contro tasse, tutto un continuo a pagare. Guarda, è il palazzo delle esposizioni, Castelfidardo, qui costa 2 euro e c'è uno... un uomo che bisogna che io assolutamente fa un video qui dentro, tanto che dico, allora devo andare a intervistare a Maggi e non ho fatto niente, perché non c'ho modo di andare a Montefano, non c'ho tempo, c'ho un sacco di cose da fare, non so più come spartirmi. Poi devo andare al canile de Candia, poi devo andare a chi a intervistare questo, come fa? Mi devo tagliare a pezzi, devo tagliare a fette, un pezzo di Matteo qui, un pezzo di Matteo di là, un pezzo di Matteo lassù. Oh, chi c'è? Che cos'è qui? Oh? Caffè dintorni. Questo è un altro caffè, Nespresso, Lavazza, modo mio, dolce gusto, Lavazza calda, Bialetti, Lavazza, modo, cos'è? Tutto caffè qui dentro qui. Uno che deve più al caffè va lì dentro. Cosa c'è capisci quanta gente c'è? Questo dove vende? Questi due, guarda. Questo deve vendere, pare Di Caprio, chi è Di Caprio quello che vende? Si è messo a vendere appartamenti. Questa chi è? Oh? Questa chi è così? Di Caprio pure, se andare all'agenzia di case a Castello. Com'è ne ho? Allora, adesso vado su lì, non me ne va. Volevo andare dietro le mura del zio Cosoli, zio Alberto, però non me ne va. Vado giù chi va? Della casa di Ceppetto, di Pinocchio, che è stata puntata sulle travi di legno. Guarda come vado giù per traverso, come nonna Pincina, guarda, per traverso vado giù tutto, perché mi dolle le gambe. Chi c'era la gente che conosceva mia madre, chi è defunti. Qui pure defunti, qua c'era una boutique pure anni 80 che c'era due anziani che dopo è decessi, adesso non so chi è che l'ha comprata sta casa, c'è la luce lì, la porta blindata, l'avrà comprata qualche due che l'ha restaurata. Qui c'è capito, ora un po' chi come hanno appuntato bene. Cos'è aperto lì? Sì, è tutto aperto. È aperto, tutto appuntato, chiuso, guarda lì che roba, oh. Una paura che casca giù sta casa, incredibile. I muratori l'hanno appuntata tutta sta povera casa. Invece da restaurarla, faccio un appartamento per chi è che ci aveva bisogno, l'hanno appuntata tutta. Una miseria che roba. No. La ragazza mi sta guardando lassù. E mi si è affacciata proprio te che sto venendo giù. Ha sentito le voci, mi sa. Allora, vado giù, un po' mezzo zoppo. E nammi sei gambe, non mi reggio più in piedi, guarda un po'. Ecco la porta del sole.
Prima ci sono venuto con mio figlio, guarda un po', ha spento la luce. Guarda, passo io se spegno le luci, oh. Tutto un continuo, sempre così. Guarda, va. Giù per il borgo, vedi, lassù tutto c'era, stava di casa zia Ruota. Che cos'è, oh? Che cos'è, una scuffia? Una scuffia di qualche tu? Guarda un po'. Guarda un po', una scuffia. Una miseria. Di chi è sta scuffia, oh? Allora metto qui in evidenza, se qualche tu no. Una miseria. Puzza? O è nuova? Puzza sta scuffia o è nuova? Di chi è? Di chi è sta scuffia, oh? È bella. È bella, oh. È bella ma non balla. Questa è una scuffia che è grossa, eh. Una bella scuffia. Qualcuno se l'ha persa, l'ha buttata lì. Oppure qualcuno l'ha buttata per terra che non la voleva più. Cosa ci capisci? La più io, l'arlao me la metto. Dopo se c'è qualcuno che mi contatta, mi dice, ma te, mi dai la scuffia, io la do. Cosa ci devo fare? Guarda chi, oh. Chi ha girato una macchina e una ritmo è andata a finire dentro il negozio, va. Dentro chi è andata a finire? Ha spaccato tutto la ritmo, guarda. L'estate e c'è duri a essere un pacchetto di sigarette da qualche parte. Eccolo qua, va schiacciato. Un pacchetto schiacciato di sigarette. C'è l'estate, due che c'è l'estate per terra, c'è i pacchetti di sigarette. Non c'è niente da fare, non c'è santi che tieni. È sempre cucire. E nammi, sai che macello, che macello. Vabbè, vado giù, non ho fatto manco la foto di presentazione a questo filmato. Però pazienza, dai, che devo fare? Guarda un po'. Guarda un po' che bella scuffia. Vabbè, quell'arlao che impesta. L'arlao, c'è cioè i supereroi. Gli darò qui a Jonathan del regalo, perché gli ho dato quella giacca, quella camicetta lì, quella giacchetta lì di Alex, ma però non gli sta bene perché è troppo usata, come si chiama, come si dice, è troppo stretta, e lui è largo, quella stretta non gli sta bene. Guarda, Kindu c'era la lavanderia, tutto abbandonato, te guarda che macello, tutto abbandonato, va. Guarda che disastro, sta pora casa, e regalatela giù, se capita pecchie qui, regalatele giù alla gente che c'hanno bisogno di un tetto, pusta, tutto abbandonato, sente che puzza di stalla, che puzza, qui re, consul re, vedi, è Di Caprio che vende col garage lì, Di Caprio, a posto, qui è l'ultimo ragione, almeno. E se chi è che lo vuole, vado giù da Jonathan, gli dice, guarda, questa è mia, di scuffia. Jonathan dopo non ci crede, si incazza come una bestia e non gliela dà. Almeno c'ho il regalo pronto, perché non posso permettermi da fare niente, allora c'ho sta scuffia e la do a lui. Sì, dai, guarda un po' i supereroi, gli piace, eh? A parte che piace pure a mio figlio sta scuffia, eh? Quindi mi sa che la priorità è mio figlio. Vedi che cambio pensiero una volta ogni secondo. Però ci devo riflettere bene. Però a mio figlio non posso dare una cosa, una roba trovata per terra. A Jonathan così ne frega. Jonathan pia tutto. La scuffia la pia. Le piace i supereroi. Allora, fa un po' vedere qua come si mette le faccende. Guarda un po' il trattore, quanto scava sti trattori. Oh, quanto è arrivato in profondità qua scavavo. Che cavolo ci faranno qui sotto? A parte che ho fatto vedere cosa ci fanno. Guarda lì che roba, che scavo immenso. Nammi, sai che roba. Quanto è andato in profondità. Porca miseria, quanto hanno scavato, vedi? Hanno incementato, guarda che roba, oh. Vedi che roba? Era ora che pulivene giù tutto qui. Guarda, Sant'Agostino pare un obitorio lassù. Oh, vado giù, dai. Ho finito pure la batteria. Allora dai, tutti quanti, se non trovate sta scuffia, ditemelo che ve la do. Dai, non me ne frega. Però, se non la trovo in Nishu, la do a Jonathan. Se io entro due giorni non so niente, la do a Jonathan. Punto. Così deciso, l'udienza è tolta. Oh, che me va. Guarda un po', via Oberdan. Questo via 15 settembre. E stasera ho concluso anche questo filmato di Castelfidardo. Domani dopo devo fare col lavoro l'amico mia e poi arparto e vado giù. Vado giù tutto, un due che mi appoggio.
dopo fra un mesetto, due circa, ritorno su e poi sarà quello che Dio vuole. Sarà quello che Dio vuole. Se YouTube non la faccio andare avanti come adesso non la fa più andare avanti, bisogna che devo assolutamente trovare un lavoro alternativo. Però non si trova, oh. Mi mandano via dalle agenzie veterinarie a me, mi mandano via essendo un personaggio pubblico. Non si fa, non c'è alternative, oh. Porca miseria, che roba, che situazione spregevole, eh. Proprio siamo giunti a conclusione di tutto. Mi ricordo negli anni 90, qualsiasi ditta che andavi te piava subito, te faceva fa la prova, facevi la prova, te assumevi a contratto indeterminato. Te, cos'è sta roba? Ah, è un pezzo d'alluminio. A te, porca miseria, c'è da fare i salti mortali, non te pia più nessuno, a parte che dai, te l'ho detto a te, io so, essendo un personaggio pubblico è più difficile, però è proprio vero, c'è tanta gente disperata a 50 anni che non li pia più nessuno, che manca lavoro, se impicchene, se danno fuoco, io per carità, piuttosto creo tutto un continuo, produzioni video di continuo, per andare avanti un po' dignitosamente, decorosamente, eh? E poi soprattutto e specialmente, come ho detto oggi con mio figlio, se hai visto l'unboxing capirai che la mia missione è giusto portarla avanti, è 30 anni che la porto avanti, è giusto che non mi fermo adesso, finché non crepo la devo portare avanti questa missione, no? Chi è questa gente lì? Vedi, se stanno quasi a fermare, uno mi ha fatto una foto da dentro la macchina, ti rendi conto? Pare chissà chi so, cosa dico? Le cose che... A parte che le cose che dico io le dico solo io, quindi apposta per questo forse. A posto, sa ste gambe che mi fanno ignignetta, te saluto e termino qui sa produzione video. Spero, mi auguro che t'abbia un attimo fatto compagnia, se non t'ha piaciuto non me ne frega niente, me ne strafrego, però se t'ha piaciuto sono contento, capito, mi fa piacere. Eh? Ad è pure che io, pure Cosu è morto, è andato nell'altra dimensione pure con l'uomo che sta davanti a quella casa lì. E na miseria, non ci si può credere. Chi vanno tutti in te manifesti, oh? Presto ci saremo pure noi, pure io sarò in te manifesto. Io mi auguro che veramente, come ho detto prima, quando vedevo i manifesti, mi auguro che venisse giù gli angeli di Dio a purificare il pianeta e prima prelevano i prescelti. Mi auguro di essere uno dei prescelti che mi preleva anima e corpo, senza crepà, senza fare il trapasso. Me lo auguro. Te dirai, chi sei? Te un santo? No, non sono un santo. Però me lo auguro. Ciao, ti saluto. Fine.